Buongiorno, io mi sono appena svegliata, è mezzogiorno, ieri ho fatto tardissimo, ma oggi vi porto a Firenze per 3 giorni. Quindi in questi 3 giorni farò un vlog in cui andremo a vedere gli Uffizi, la libreria Giunti Odeon, quella con il cinema all'interno, e faremo un sacco di cose insieme. Quindi non vedo l'ora, mi alzo da questo letto, lo rifaccio e mi preparo. Tra l'altro sono andata a parrucchiere qui a Milano a farmi una piega perché avevo i capelli troppo brutti ieri e ho pagato 30 euro per una piega. Ok, che adesso li devo pettinare tutti, però cioè, mi sembra un po' too much. In generale, ora ci trucchiamo. Non so come coprire questo brufolo, anche perché non ho nemmeno un fondo coprente, li ho tutti leggeri. Voilà! Mi sono cambiata, ora è tempo di pettinarsi e vestirsi. Ho già scelto l'outfit per il viaggio. Non so nemmeno che siano. Comunque sono in netto anticipo sicuramente. Ma fa niente, nel senso che è meglio così perché ora sistemo tipo le valigie, le ultime cose che mi devo portare e basta. Se la condizione della mia valigia non è che mi sia portato chissà quante cose, come è giusto che sia, però. Comunque la devo rimettere in ordine perché ho tirato fuori dei maglioncini che mi servivano. Ora ci andiamo a truccare insieme. Ho un albero di Natale totale. Cioè, io sempre a viaggio leggera. Siamo arrivati all'appartamento proprio di fronte al Duomo, ovviamente sopra al libraccio perché non potevo non prenderlo qui. E ora ve lo faccio vedere. Da uno specchio a un altro, specchio di Firenze, all'ascensore mio. Io sono arrivata nell'appartamento che abbiamo prenotato su Airbnb. È favoloso. Allora, il problema è che è buio, quindi non rende con le luci accese. Ve lo faccio vedere meglio domani. Stasera abbiamo una prenotazione alla trattoria Zazà, che è una delle mie trattorie preferite quando vengo a Firenze. E sono super contenta perché ho rivisto i miei genitori, ho rivisto mia sorella, non li vedevo da tanto tempo stando a Milano. E nulla, quindi suggerirei, do una sistemata perché sono stata sul treno tutto questo tempo e poi domani vi faccio vedere con calma l'appartamento. Stasera andiamo a cena, vi faccio vedere cosa prendo e nulla. È stato un viaggio abbastanza, cioè non faticoso perché Italo è sempre comodo per viaggiare. Io mi trovo strabene, però comunque non vedevo l'ora di arrivare, quindi stavo carica, bella d'ansia. E nulla, raga, ci vediamo tra poco, mi cambio, mi sistemo, ci andiamo a fare un giretto per Firenze e un aperitivo e poi a cena. Ne ho fatto skincare, sto portando i video sul PC e noi ci vediamo domani con il primo giorno ufficiale di questo weekend a Firenze. Ciao! Bonjour! Siamo di nuovo a Firenze, giorno ufficiale. Non so come siamo a Firenze. Un attimo, eccoci qui, è una bellissima giornata, pare, no, c'è la pecorella, ma va bene. Le persone sono già tutte in giro, un bellissimo Duomo, e ora vi faccio l'home tour. Allora,
Questo è l'ingresso con il salone. L'appartamento è totalmente sul Duomo, quindi super centrale. Io sono in pigiama e con lo specchio gigante. E poi il camino che è murato. Questo e sono diversi stili tutti insieme. Sinceramente mi piace, non lo so, allo stesso tempo è strano. Ma secondo me stanno bene insieme alcuni elementi. Poi c'è questo tavolo super super gigante, questi quadri, il parquet e poi la cucina e vabbè, microonde, queste cose qui. Poi andando di qui c'è questo piccolo corridoio e questa, lasciamo stare il casino, è la stanza dove sono io. Con, vabbè, una stanza normale, cioè è molto grande. C'è tutto parquet per terra, poi qui c'è un bagno super grande con la vasca, qui c'è un altro bagno e c'è mia sorella dentro, e qui c'è un'altra stanza e c'è il fidanzato di mia sorella, ma non me lo posso più vedere. E di nuovo il corridoio. Comunque, questo è finito l'appartamento. E secondo me è molto carino, ci sta, fatemi sapere se vi piace. E ora ci prepariamo, ci trucchiamo e usciamo, ovviamente. Ci vediamo. Ho fatto il make-up, ma forse meglio cambiare la maglia, ovviamente mi devo sistemare i capelli. E nulla, vi aggiorno tra poco, vi faccio vedere l'outfit, penso sarà più semplice di questo perché non è che mi fa impazzire, anche penso che faccia freddo, quindi. Outfit, vabbè, molto semplice in realtà, non è proprio uguale a quando sono partita, ma ho cambiato il maglioncino. Onestamente voglio stare molto comoda, quindi mi sono messa dei mocassini, il jeans e il maglione nero. Il fatto è che sotto questo cappotto poche cose ci stanno effettivamente bene, perché fa tutto il cappotto ovviamente. E niente, usciamo. Io ho comprato questo, molto proud, a soli 3 euro. In realtà non ce l'avevo, però io amo questo film e volevo anche leggere il romanzo perché non l'avevo mai letto. E 3 euro ci sta tutto, secondo me. È la vecchia edizione di Neri Bozza e ce lo teniamo così un po' rovinato. Ci scriviamo la data, Firenze, bla bla bla. Comunque cambio di programma, andiamo verso la giù di Odeon perché ci scocciamo di andare ai giardini Boboli. Appena visitato la Giunti Odeon, c'è una Giunti all'interno di un cinema, era un cinema, molto carina, molto ben fatta, super estetica ovviamente,
Però, cioè, l'unica cosa della Giunti che ogni volta mi lascia perplessa è che a livello di libri proprio non sono super forniti, quindi è bellissimo, è da vedere assolutamente perché è un'esperienza diversa. È bello anche il fatto che si vada al cinema la sera, quindi tipo alle 21 proiettano i film, non lo so, Povere Creature, quelli che sono più attuali. Sicuramente fino ad oggi una delle librerie più belle che abbiamo visto, perché è uno spettacolo da vedere. Questa è la fila per l'antico vinaio. Noi volevamo mangiare, siamo in fila, ovviamente continua dietro di noi. Non lo so. Non ho un treppiedi, non ho niente di questo genere, quindi ci arrangiamo, ho appoggiato il telefono sul camino. Comunque, volevo dirvi che bellissima la Giunti Odeon, da visitare assolutamente se siete a Firenze, perché toglie il fiato. Letteralmente non ho visto una libreria così bella. E come avete visto, ho preso One Day al mercatino 3 euro, quindi l'ho pagato, anche perché lo volevo tantissimo leggere. Ora ho visto che è uscita la serie TV su Netflix e ho detto vabbè, perché no, me lo leggo, non l'avevo mai letto, il film lo adoro. Poi sono andata al libraccio che è sotto casa e ho comprato Audition di Ryo Murakami. In realtà io volevo acquistare una nuova uscita in Audi, ma non l'ho trovato, mi sa che ancora non è uscito, quindi dovrò aspettare. E questo qui mi ispirava, dopo che avevo letto Piercing, non ho letto ancora Blu quasi trasparente, ma in TBR di febbraio, volevo leggere anche Audition, perché io adoro Ryo Murakami, mi mette una tensione incredibile quando si tratta di thriller psicologici. È veramente un autore da acquistare e da leggere, perché è assolutamente macabro. Per quanto riguarda il resto, allora, sono andata in giro, insomma, per Firenze. Non siamo andati più ai giardini di Boboli perché ci volevano tipo 2-3 ore per visitarli tutti. E onestamente, dato che non è che stiamo molto qui a Firenze, era un peccato perdersi la città in generale, dato che oggi pomeriggio comunque alle 4 andremo agli Uffizi e vi porterò con me. In generale era meglio saltare una delle due tappe, tra gli Uffizi e i giardini ho preferito saltare i giardini rispetto agli Uffizi. Poi il panino dell'antico vinaio era strabuono, non l'ho finito tutto perché ce la facevo, me lo conservo per dopo. Ora siamo tornati a casa semplicemente per riposarci, poi tra un'oretta e qualcosa scendiamo di nuovo e andiamo agli Uffizi. Fa caldissimo a Firenze, si sta benissimo, c'è un sole pazzesco. Io penso che mi cambierò in realtà, perché non riesco a stare sempre con gli stessi abiti tutto il giorno, anche perché ci sono stata in giro, ho camminato, infatti già mi fanno male i piedi ovviamente. E nulla, mi appisolo un po' sul letto, non per dormire, ma penso che finisco Invisible Monster, che veramente avevo quasi finito, ed è il primo libro che leggo di Chuck Palahniuk. E poi dopo devo iniziare un libro per Fazzi Editore, di un autore norvegese, quindi metto anche un po' a editare questi video nella speranza che comunque con il telefono si vedano bene, siano usciti bene. Perdonatemi tutte le riprese, ma non ho una cam, quindi è necessario utilizzare il telefono. Ci vediamo dopo con gli Uffizi. Ciao. Ora stiamo andando agli Uffizi, intanto mi sono cambiata e faccio vedere come sono vestita. Mamma mi ha comprato un leggings da calzedonia, ho messo di nuovo,
Questi mocassini di Bershka che sono tipo super comodi e poi sopra ho messo una maglia verde, verdina e questo cappotto e poi ho manicotti perché fa un po' freddo e niente. Ora si esce e si va agli Uffizi che ho appuntamento alle 4, c'è la prenotazione. Ciao! Ritirare i biglietti perché abbiamo fatto la fila inutilmente, perché praticamente dobbiamo prima ritirare i biglietti cartacei nonostante avessimo ordinati online. Quindi quando venite agli Uffizi ricordatevi questa cosa, cioè che potete ordinare online sul sito degli Uffizi, ma dovete andare a una biglietteria numero 3 a ritirare 15 minuti prima i vostri ticket di carta, poi fare la fila per l'entrata che è super scorrevole perché avete già i biglietti. E basta, non potete andare direttamente con la ricevuta online. Ho fatto ritorno, intanto sono le 8 di sera perché mi sono riposata, ho mangiato qualche patatina, sono in pigiama, ho improvvisato una postazione barra ring light su dei cuscini, ma sono andata agli Uffizi, spero che le riprese siano effettivamente fatte bene perché comunque come vi ho detto giro con il telefono, l'audio è quello che è, io cerco di editarli al meglio, però comunque ho il braccio corto quindi non è che riesco a fare delle riprese fatte super super bene, dettagliate, eccetera, nonostante comunque il telefono registri già di suo in 4K, ha una resa buona, però fondamentalmente è ovvio che è più comodo avere una cam. Ma cosa ho comprato agli Uffizi? Ho preso dei souvenir, un segnalibro con la Venere di Botticelli, che è questo qui. Non so se non lo mette a fuoco. Non l'ha messo a fuoco. Mannaggia, ma perché fa sempre sta cosa? Vabbè, comunque lei.
molto bella. E però secondo me il pezzo forte, super forte, è questa tote che ho acquistato con la scritta ufficiale degli Uffizi, Galleria degli Uffizi, e c'è Medusa ed è bellissima anche perché mi piace particolarmente lo sfondo verde. Comunque, gli Uffizi mi sono piaciuti, penso che il mio quadro preferito, e resta quello preferito, è quello di Artemisia Gentileschi, con Giuditta. E è uno dei miei preferiti in assoluto. Comunque, come ho già detto, quando andate a visitare gli Uffizi, prenotate online solo sul sito ufficiale perché ho letto che fanno tantissime frodi. E poi dopo andate a ritirare necessariamente, perché dovete farlo per forza, i ticket alla cassa, non c'è tanta fila, per poi accedere all'ingresso ufficiale dove non c'è molta fila nemmeno lì in realtà, cioè è tutto molto scorrevole, solo che questa piccola avvertenza che noi non sapevamo e che abbiamo scoperto giusto lì. Dovevamo andare a cena con i miei genitori in un ristorante, ma in realtà non ce la facciamo proprio. Penso che siamo super sazi, anche perché l'antico vinaio ci ha distrutto, proprio era tantissimo sazio, un sacco e non abbiamo fame. Però penso che scendiamo di nuovo o a fare un aperitivo, anche se sono le 8:30, 9, un aperitivo sul tardi a prendere qualcosa da bere, o comunque se da mangiare qualcosina al volo da stuzzicare, niente di troppo impegnativo, niente di troppo pesante, perché se no poi stiamo male, ci sentiamo male, non dormiamo, bla bla bla, domani abbiamo un'altra giornata, ma in realtà mezza giornata. Perché noi dobbiamo lasciare il B&B qui, l'appartamento, intorno alle 11, e poi dopo verso l'una tornare con la macchina, abbiamo la macchina al parcheggio, anche perché poi torniamo a Caserta. Non vedo l'ora di tornare dai miei 5 gatti, dal mio cane, e faccio un vlog anche domani, anche se sarà un vlog effettivamente di viaggio. Spero di svegliarmi presto, così magari la mattina presto scendiamo, ci facciamo un ultimo giro per Firenze. Niente, andiamo, vediamo un attimino che fare adesso. Bacio. Scendendo, ho il cappuccio perché c'è umidità e la sera fa freddo. In realtà non penso che mangeremo più perché non lo so. I salumi, la focaccia dell'antico vinaio era super piena, quindi ci sono rimasti un po' sullo stomaco tutti quei salumi. Buongiorno Readers, altro giorno a Firenze, cioè ultimo in realtà, poche ore. Ho una faccia distrutta perché sono stanca, dobbiamo lasciare il B&B, grazie campane, comunque che suonano, e dobbiamo lasciare il B&B entro tra poco, 20 minuti, e quindi poi dobbiamo scendere, posare le valigie ad un parcheggio perché qui non le possiamo tenere, vabbè, solite cose. Comunque, vi porto con me a fare quest'ultimo giretto a Firenze. Devo fare ancora colazione, sono le 10:30 e in realtà non ho fame perché abbiamo mangiato tantissimo in questi giorni e mi sento super disturbata di stomaco. Infatti ieri sono andata avanti a Malox e nulla, poi ieri sera che abbiamo fatto? Siamo usciti, siamo andati a bere qualcosina, in realtà cioè io ho passato, ci cioè ho fatto compagnia perché appunto sono un po' disturbata, non abbiamo cenato perché avevamo mangiato tantissimo, cioè l'antico vinaio il panino ci aveva super gonfiato, quindi ho detto vabbè, non mangiamo più. E poi siamo tornati a casa, io ho letto, veramente mi mancano 10 pagine di Invisible Monster, però non ce l'ho fatta più perché i miei occhi si sono chiusi verso la fine e niente, l'ho quasi terminato proprio per 10 pagine. Mi devo mettere il rossetto oggi. Mi sono messa Skin Realist di Nabla e vabbè, un po' di mascara. Poi non ho fatto più niente. Mi devo mettere solo un po' di rossetto perché effettivamente ho la crema colorante sulle labbra. E nulla. Ci vediamo. Andiamo a fare questo giretto. Vi porto un'altra volta in giro. Oggi è di nuovo una bella giornata e per fortuna.
Vado a accusare prima le valigie e poi ci facciamo quest'ultimo giretto. A tra poco. Ho preso da Gilli un pain au chocolat perché io lo amo, è il mio dolcino preferito per la colazione, solo che ancora non ho il coraggio di mangiarlo perché ho mal di pancia, l'ho preso magari nel pomeriggio, viene fame, infatti non ho proprio fatto colazione apposta. Me lo conservo, dai. Altro giorno, altra fila, questa volta stiamo provando la schiacciata e il girone dei ghiotti perché ho visto che è tra le più buone. Io ho preso una schiacciata molto semplice perché non ce la facevo, non penso che la mangerò adesso durante il viaggio, che è prosciutto crudo, aceto, balsamico, noci e radicchio. Molto easy, senza formaggi, senza niente. Eccola. Farò sapere non adesso perché ho fame. Adios, fidanzoni. Ciao, ciao. Ciao. Noi in macchina penso che metterò l'audiolibro di su Storytel. Sì, Storytel. Ciao. Ora è 17:28, siamo arrivati a Caserta, io sono completamente morta, dobbiamo arrivare ancora a casa, però abbiamo ascoltato 10 piccoli indiani su Storytel e ve ne parlo meglio adesso che arrivo a casa totalmente perché stiamo aiutando il fidanzato della sorella a prendere le valigie. A tra poco. Finalmente in camera mia, mi mancava tantissimo la libreria dei manga, è tutta ok. Eccola, eccoci qui e questa è la mia libreria che mi mancava tantissimo, non vedevo l'ora di tornare. C'è un casino però, che bella, profumo un sacco di libri, tantissimo, ora devo svuotare la lavastoviglie, le valigie. Sono finalmente a casa, è stato 3 ore e mezzo di viaggio. Nel frattempo, come ho detto, abbiamo ascoltato l'audiolibro di Agatha Christie su Storytel, 10 piccoli indiani. Io non l'avevo mai ascoltato di Agatha Christie, ho letto semplicemente Assassino sul Nilo. E posso dire la verità, mi è piaciuto, solo che, devo essere sincera, avevo già capito chi fosse il colpevole, però mi ha ricordato una messa in scena teatrale, un po' come tutte le opere di Agatha Christie. Ora sono talmente euforica che voglio provare a guardare la serie TV, la miniserie su 10 piccoli indiani. Infatti la sto cercando un pochino sulle varie piattaforme. Carino, di intrattenimento. Noi quando viaggiamo con mio padre, mia mamma, eccetera, ascoltiamo sempre un romanzo su Storytel o Audible, perché comunque spesso facciamo viaggi di tante tante ore. Quindi scegliamo un pochino in base alla durata, quanto deve essere lungo l'audiolibro. Ed è comodo su Storytel il fatto che tu possa scegliere tipo libri che durano un'ora, libri che durano dalle 0 a 3 ore e noi abbiamo scelto quell'opzione, oppure libri di 8-9 ore, quello l'abbiamo utilizzato quando siamo andati in Valtellina da Caserta, quindi erano 8-9 ore di viaggio e abbiamo ascoltato un intero romanzo. Niente, mi è piaciuto, è sempre bello
Ascoltare dei libri, poi mi fa piacere che i miei genitori piaccia proprio ascoltare i libri più che leggerli, devo essere sincera. E ci ha tenuto compagnia e mio padre, io ero seduta davanti, faceva supposizione, no, è stato quest'altro, ah, ma ti rendi conto che è successo? Quindi è stato molto simpatico. Io sono super stanca, devo svuotare le valigie, devo anche sistemarmi in tutto ciò, mi sono arrivati dei pacchettini. Li devo anche spacchettare, fare un po' di unboxing e devo finire in Kobo che avevo Invisible Monster che veramente mi mancavano 10 pagine. Oggi lo termino e poi stasera ceniamo. Io spero che questo viaggetto mini vlog insieme a me a Firenze vi sia piaciuto. Se scrivetemi se ne devo fare altri, se vi piace il form, se insomma vi fa piacere che io porti dei vlog. E intanto, ci vediamo al prossimo video con qualche consiglio, mi pare, perché dovrebbe uscire quello sui consigli dei gialli. E niente, è stato un piacere stare con voi questo weekend. Un beso, buona serata.